Ballando con le stelle. Ecco quanto chiede Ambra Angiolini per una notte. Il nome di Ambra Angiolini continua ad essere al centro del gossip per la nota vicenda legata alla rottura con Massimiliano Allegri e al tapiro di Striscia la Notizia. Non solo, in queste ultime ore si è parlato pure di una sua partecipazione come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Secondo Dagospia, sarebbe in corso una trattativa tra l'attrice e la produzione dello show di Milly Carlucci. L'accordo non sarebbe stato ancora trovato e si parla di un cachet che si aggirerebbe tra i 40 e i 50 mila euro. Secondo i bene informati, Ambra sarebbe titubante, visto anche il delicato momento che sta attraversando, e non vorrebbe ulteriormente esporsi per non alimentare ancora di più il clamore mediatico sulla sua persona. Pare però che Milly Carlucci stia facendo di tutto per convincerla e non è escluso che ci possa riuscire, visto il cachet stratosferico messo sul piatto. Se la Carlucci riuscisse nell'impresa, sarebbe un bel colpo per lo show del sabato sera di Rai 1, che anche in questa stagione sta riscontrando ottimi dati di ascolto. Ballando continua ad appassionare il pubblico, sia per la professionalità della conduttrice che per il cast di tutto rispetto messo in piedi dagli autori. Tra i concorrenti spiccano i nomi di Morgan, Arisa, Andrea Iannone, Sabrina Salerno e tanti altri. Proprio il pilota di MotoGP è al centro del gossip per una presunta liaison con la sua maestra di ballo, Lucrezia Lando. Gossip che pare confermato visto il bacio che i due si sono scambiati nel corso dell'ultima puntata. In molti sono scettici a riguardo e credono che tutto sia studiato per alimentare l'interesse nei confronti della coppia, proprio come era successo lo scorso anno tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. In attesa di sviluppi su questa presunta liaison e in attesa di sapere se Ambra Angiolini scenderà in pista, proprio la questione legata alla consegna del tapiro ad Ambra continua ad essere al centro delle polemiche. Striscia è stata accusata di essersi intromessa con irriverenza nella vita privata dell'attrice, infierendo sul dolore per la recente rottura con Allegri. Critiche piovute non solo da parte di molti telespettatori, ma provenienti anche da volti noti del mondo dello spettacolo. Ed ecco che il TG satirico ha fatto la sua contromossa, trasmettendo il fuori onda della consegna. Qui si vedono Ambra e Valerio Staffelli a colloquio con l'attrice, che accetta di buon grado di fermarsi e di stare al gioco. Nel filmato l'Angiolini non appare per nulla infastidita, né tantomeno intima a Staffelli di allontanarsi. Una versione dei fatti diversa da quella che era emersa in un primo tempo e che tanta indignazione aveva suscitato nel pubblico. Sembra che il clamore suscitato dalla consegna del tapiro d'Ambra non abbia ragione di essere. D'altronde Striscia, nel corso degli anni, ha preso di mira molti personaggi del mondo dello spettacolo, vittime di tradimenti amorosi, proprio come l'Angiolini. In nessun caso vi è mai stato questo mare di polemiche, anche se i malcapitati ogni volta sono stati stuzzicati con battutine e frecciatine. Si spera che tutto il clamore mediatico intorno a Ambra e alla consegna del tapiro cominci a scemare e che l'attrice accetti l'invito di Milly Carlucci per diventare ballerina per una notte in quel di Ballando con le Stelle. Sicuramente porrà come condizione quella di non parlare della sua vita privata e della polemica con il TG satirico di Antonio Ricci. Secondo voi, a fronte del cachet stratosferico, Ambra Angiolini accetterà? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!